Ragazze, buongiorno. Ci siamo? Eccoci, eccoci. Vai, vai, che ci sintonizziamo. Impostiamo il canale. Facciamo un test per vedere se agganciamo il ponte. E sintonizziamoci sulla frequenza alfa 22. Molto bene. Ciao carissimo Franco, tutto bene? Grande. Eccoci qua. Allora, siamo pronti, sono quasi le tre. E ci rivediamo ancora, io vi seguo perché come state facendo voi lo stesso faccio io, quindi è un motivo in più per rimanere sempre in contatto e sempre operativi, attivi in questa situazione un po' particolare che dai, avanti tutta, ce la faremo. Ormai è un po' sempre quello che ci continuiamo a ribadire continuamente, ma la speranza, come per quanto riguardava la sopravvivenza nella piramide, cioè la volontà di sopravvivere è la base di tutto, quindi anche in questo caso la volontà di rimanere sempre attivi, sempre operativi, è alla base sempre di tutto. Lo stato d'animo è molto 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 fondamentale. Ok, 15.00 partiamo. Prima di partire però voglio sempre costantemente ringraziare tutti i ragazzi che vestono una divisa, Forze Armate, Forze dell'Ordine, 118, i vari operatori, dai elicotteristi, ambulanzieri, chiunque, tutto il personale all'interno degli ospedali, medici, paramedici, GPG, chi più ne ha, chi più ne metta, personale che anche mantiene aperti i centri, i supermercati piuttosto che altro, perché grazie voi ci sostenete, continuate a sostenere questa che, quella che è la nostra realtà comunque di esistenza umana. E incuranti anche, come stiamo vedendo determinati fatti o altro sul web, incuranti anche magari del modo di pensare di qualcuno, che questo comunque è il prezzo della libertà, il modo di pensare di qualcuno, comunque continuate lo stesso a portare avanti, il fare il vostro lavoro in silenzio senza lamentarvi. Un applauso va a voi, serve poco, va bene, però comunque siete sempre con noi. E chi vi stima vi ricorda sempre. Benissimo ragazzi, partiamo con quella che è il nostro primo appuntamento inerente a mezzi, materiali, armi, dalla guerra fredda, dalla fine della guerra fredda alle missioni odierne. È un argomento un po' particolare, un argomento un po' particolare, e potremmo parlarne un anno di tutto e di più. Però cerchiamo un po' di ovviamente stringere i tempi nelle nostre chiacchierate. E se poi ovviamente ci sarà un interesse, come sto vedendo nei vari video che sto pubblicando per rimanere sempre in contatto con voi, un interesse magari specifico su certi argomenti, perché no, posso svilupparli, magari possiamo vederli insieme. L'interesse è dato da quante volte, da quanto mi stai visualizzazioni classiche, da quanto voi guardate i miei filmati sia sulle nostre pagine Facebook oppure sulla pagina di YouTube. Quindi il tempo c'è, mi sto dividendo tra il lavoro comunque che continuo per l'azienda Beretta e comunque ho una realtà sempre da tenere sempre al top, al massimo. Quindi si può fare di tutto e di più, il tempo c'è.
Andiamo e partiamo. Partiamo lavorando e andremo a parlare da quella che è la fine della guerra fredda. Perché sto prendendo in considerazione la fine della guerra fredda? Perché un po' sono sempre stato appassionato di questo e fin da quando ero piccolo, quindi sono un classe 79, la parte degli anni 80 l'ho vista con gli occhi di un bambino. Ma mano a mano che arrivavo verso gli anni 90, iniziavo ad appassionarmi e appassionarmi su tutto quello che era la parte militare, cioè vedevi i telegiornali o altro, vedevi le missioni militari che partivano per andare in missione, cavolo, e io dicevo un giorno vorrei essere così. E quindi all'epoca non c'era internet, non c'erano i tablet, non c'erano tutte queste menate, e l'unico modo che avevo era quello di, con la paghetta settimanale, di andare a recuperare informazioni tramite riviste. E leggere, poi magari a scuola si facevano le ricerche, chi più ne ha più ne metta, e si andava un po' a spulciare. I film aiutavano tanto, da Hollywood, quindi immaginiamo da Alba Rossa o vari film ancora più antichi e film anche dopo un po' più moderni, quindi un po' tutto. Fine a guerra fredda perché è stato un po' il cambiamento, adesso rientriamo nel nostro mondo che a noi piace tantissimo, almeno a me piace, poi penso che chiunque maneggi un'arma sia sempre appassionato di un po' tutto anche quello che circonda, non solo il pezzo. Queste sono blue gun, sono colorate, ma quindi non posso fare levare caricatori, verificare o altro. Però, per farvi capire, un po' tutti siamo appassionati. Di questi strumenti, ok, però c'è un mondo che ruota tutto attorno a questo, perché per arrivare all'arma che abbiamo al giorno d'oggi con piccantini rail piuttosto che puntatori laser, lanciagranate, ottiche contro ottiche, termiche contro termiche, c'è una storia dietro, non si è arrivati da oggi a domani. E andiamo un po' a vedere il motivo che ci ha portato e vedremo i vari step al giorno d'oggi. Oggi non chiuderemo la nostra chiacchierata, ma andremo piano piano a analizzare vari eventi. Partiamo dalla guerra fredda, fine della guerra fredda. E ci ricordiamo tutti, ok, che esisteva questa cortina di ferro. Questa cortina di ferro che era una linea che andava a tagliare proprio la parte est dalla parte ovest dell'Europa. Poi avevamo la super mega potenza sovietica e la super mega potenza occidentale che erano gli Stati Uniti. E noi eravamo in mezzo, quindi eravamo proprio tra queste due superpotenze. E l'Italia, come il resto d'Europa, ma soprattutto l'Italia, è sempre stato un paese che possiamo definirlo un po' l'ago della bilancia tra tutte e due queste realtà, perché è sempre stata l'Italia la portaerei sul Mediterraneo. Noi dalle epoche romane o altro abbiamo sempre comandato tutta la parte del Mediterraneo, ma soprattutto quando avevamo questi due blocchi che si contrapponevano, noi eravamo un po' il perno centrale importante, il fulcro, il perno centrale. E qui abbiamo avuto anche nel tempo vari episodi dal terrorismo o altro, quindi c'è stato proprio un periodo buio dagli anni di piombo o altro, un periodo buio che al di là delle nostre problematiche politiche o altre interna e vari gruppi sovversivi, avevamo proprio, era un punto di passaggio un po' di tutto. Lo è ancora adesso sotto certi aspetti, ma immaginiamo anni 80, anni dagli anni, alla fine della seconda guerra mondiale fino agli inizi degli anni 90, il crocevia di materiali, intelligence e tutto. Ci ricordiamo anche, era il periodo dopo la nascita, quindi smantellato quasi a fine anni 80, di Stay Behind, quindi c'era un po' di tutto, spie che andavano, spie che tornavano, varie unità che si addestravano per invadere o meno, e di conseguenza il nostro paese aveva varie influenze. Quando è finito tutto? Tutto è finito alla fine degli anni 80, quindi anni 90 è un po' decaduto il tutto, dovuto da politiche espansionistiche, gente, comunque corsa agli armamenti che andava a impoverire destra, sinistra, alto e basso, un po' è finito il tutto. È finito il tutto e ricordiamoci che le prime avvisaglie di un cedimento da quello che era, poi che si è trasformato alla fine della guerra fredda,
Se vi ricordate, è stato anche l'incidente di Chernobyl. L'incidente di Chernobyl, che tra poco purtroppo festeggeremo, sarà una ricorrenza il 26 aprile del 1986. E avevo 6 anni e abbiamo leggermente toccato quello che poteva essere la paura di una guerra nucleare. E quindi abbiamo visto, toccato con mano, quali erano le restrizioni all'epoca. Si sapeva ben poco di un incidente nato in un contesto dove comunque c'era ancora un regime, attenzione, però era un incidente nato da una mancanza umana di gestire determinate problematiche e in più una voglia di riuscire a correre, a essere sempre avanti uno rispetto all'altro. Purtroppo ne abbiamo pagato le conseguenze tutte quanti. Però abbiamo visto che le conseguenze si sono viste nel tempo, tumori o altro. E quindi vi dico questo perché era il periodo dove si lavorava molto e si credeva molto in un attacco nucleare da parte delle due superpotenze. Noi eravamo in mezzo, i nostri soldati comunque si addestravano, le varie unità del mondo si addestravano a una guerra NBC. Però non era mai successo realmente un qualcosa. Con Chernobyl abbiamo capito un po' l'Occidente, più che altro l'Europa, perché siamo sempre stati noi a pagarne a volte, la maggior parte dei casi, le conseguenze, cosa poteva succedere, ma abbiamo visto che non creava, in fin dei conti, una situazione molto critica. Molto critica come poteva essere una guerra chimica. L'esempio venivano già dal prima guerra mondiale, noi comunque nel nostro fronte avevamo avuto questi casi, questi esempi di guerra chimica. Mi ricordo ad esempio, così a ricordi, Iraq del nord e Kurdistan gassavano i curdi tranquillamente, però comunque rimaneva sempre circoscritto in determinati posti. Però la guerra batteriologica o biologica è quella invece la stiamo un po', potremmo quasi dire, che stiamo non immaginando, ma stiamo vivendo quello che poteva essere all'epoca o che potrebbe essere una vera guerra biologica, perché la guerra biologica non la riesci a circoscrivere perché viaggia tramite dei vettori che possono essere l'essere umano piuttosto che gli animali. E con tutte le conseguenze del caso. Abbiamo avuto fine anni 80, quindi 86 Chernobyl, è stato firmato dall'epoca Reagan e Gorbaciov, quella che era la fine, quindi il disarmo, inizio di un disarmo massivo da parte delle sue due superpotenze, perché si erano anche loro accorti che se ci fosse stata anche una guerra nucleare, nessuno avrebbe vinto. Però nulla toglie che comunque una riserva se la sono sempre tenuti. C'erano altre nazioni emergenti che comunque stavano lavorando alla loro atomica e ai loro vari aggressivi chimici destra e sinistra. Arriviamo all'89. All'89 arriviamo alla caduta del muro di Berlino. E lì proprio è stato l'evento culmine che ha dato l'inizio allo sgretolamento di quello che era la parte comunista, chiamiamola così, comunista più che altro con tutti i suoi stati satelliti, cioè era quella parte che era influenzata da un pensiero, giusto o sbagliato, che comunque dall'altra parte c'è stato un lavoro molto importante di intelligence, ma anche molto importante di esasperare una pseudo realtà tale che determinate persone dove magari facevano un confronto dicevano perfetto, là si sta meglio, qua stiamo peggio, quindi i popoli poi hanno iniziato a comunicare, a vedere, insomma le persone hanno cominciato a muoversi. Un po' come quello che è successo con la primavera araba che è un modo che hanno trovato a livello giornalistico di definire un elemento della nostra storia, che è successo. Però anche lì c'è stata una volontà di cambiamento da parte dei popoli. Ecco,
Ecco, in fin dei conti è sempre stato quello. L'essere umano non lo puoi tenere rinchiuso perché prima o poi è come una diga scoppia. Il problema è che quando parte in tempo zero iniziano ad essere problemi, va gestito. È come quando finirà un po' questa situazione. Non potranno aprire in tempo zero queste, immaginiamo, enormi valvole e dar sfogo alla gente. Dovrà essere una ripresa graduale ed è giusto che ci sia, perché altrimenti la gente inizia ad essere troppo eccitata dall'evento e magari se ho in qualsiasi momento ho un punto dove devo ritornare indietro sui miei passi, non riesco più a controllare questa massiva presa di ritorno alla normalità di prima. Quindi ben venga poi il ritorno graduale a tutto. Ma arriviamo un po' a noi, quindi abbiamo detto caduta del muro di Berlino e abbiamo anni 90, le varie realtà che circondavano, che costituivano quello che era il blocco sovietico, le varie repubbliche che piano piano iniziano a chiedere una loro dipendenza e vediamo dalla Romania, Bulgaria e tutta la parte delle repubbliche dell'ex Jugoslavia, piano piano iniziano a distaccarsi, a chiedere una loro indipendenza. Loro indipendenza che tutti ci ricordiamo all'epoca, anni 90, la guerra nei Balcani. La guerra nei Balcani dove varie etnie, fazioni e varie repubbliche chiedendo la loro indipendenza l'hanno fatto in un modo abbastanza crudele. Per chi è stato nei Balcani può testimoniare e ha visto con i suoi occhi cos'era veramente l'odio razziale mosso dai interessi politici piuttosto che religiosi nelle persone. Abbiamo ancora gente presente in quelle aree proprio perché ci vorranno generazioni. Già all'epoca pensiamo che io come esperienza sono entrato nel 99 in Kosovo e già parlando con le persone già ci dicevano dopo 3 generazioni sicuramente ci sarà un dimenticare, però non sarà così semplice, cioè la ripresa sarà molto 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 graduale. Perché? Perché erano tutti abituati a un modo di vivere controllato e l'esempio che abbiamo è il muro di Berlino. Germania dell'Est, Germania dell'Ovest, questa apertura non graduale ma un'apertura massiva con poi tutto quello che è successo dopo. Perché non è che è andato così tanto a rose e fiori, c'è stato anche un lato negativo su questo, però si è visto nel tempo. E tanti di voi adesso, vedendo questa schermata di riviste, magari stanno un po' tornando indietro nel tempo. Perché ricordiamoci sempre, come avevo detto all'inizio, che siamo agli anni 80, no? Anni 80 ed era un periodo, si arrivava quasi a fine guerra fredda, ma era un periodo dove anche il cinema ci bombardava con determinati film. Anche noi bambini, quando vedevamo i cartoni animati giapponesi del robot che lanciava i missili nucleari, cioè eravamo sempre abituati, almeno questa è un po' la mia esperienza, a queste esplosioni nucleari, missili fotonici, galattici, bla bla bla. Ma anche la parte inerente alle riviste comunque aiutava chi era appassionato o meno e metteva e informava anche indirettamente con quelle che erano delle tecniche di guerriglia, di sopravvivenza, di conoscenza degli armamenti e dei veicoli. Ci ricordiamo tutti Commando? Fine anni 80, mi ricordo sempre, c'era questa bellissima pubblicità che non riesco mai a trovarla, se qualcuno di voi ce l'ha me la giri perché ho girato a destra e a sinistra, di questo ragazzo che scappava, si nascondeva e le truppe lo cercavano. Cioè, era un po' nell'immaginario un po' collettivo degli appassionati di determinate cose e informarsi, vedere certe cose. Vedevi, non so, mi ricordo i militari, i carabinieri, cioè si fantasticava sempre. C'era la rivista NAM, la rivista NAM che spiegava e parlava tutto e di più di quella che fu la guerra in Vietnam. Rights, un'altra rivista storica ormai che anch'essa andava a toccare nello specifico
quelli che erano i vari punti dell'esercito italiano, ma varie altre realtà in giro per il mondo. E gli specialisti. Gli specialisti, c'era anche lì bellissima pubblicità, armi, uomini e mezzi in azione, dove si vedevano sempre queste unità e questa rivista che sfogliava e quindi vedevi i carri dentro. Cioè, era bello perché io mi ricordo quei soldini della paghetta che riuscivo a recuperare, invece di andarmi a comprare le menate, li mettevo da parte e prendere e acquistare una rivista che costava un botto per un bambino. Però, caro, lo tenevi come una reliquia, tant'è che adesso non posso spostarmi a casa dei miei per ovvi motivi, ma ho ancora tutte le riviste, dagli specialisti a NAM, a GAN e a Commando, ancora messe lì e rilegate, cioè, bellissimo. E vi dirò di più, che tante cose che comparivano dentro queste riviste, una volta che mi sono arruolato e sono diventato, nella prima parte della mia storia, esploratore anfibi nelle lagunari, nella seconda parte incursore, e tante cose ho voluto provare se effettivamente erano vere e reali, e vi dirò che funzionavano. Tante altre erano un po' delle cavolatine, ma altre veramente funzionavano. Cioè, e avevamo in mano, cioè, l'utente, il civile classico, non esisteva internet, ma aveva in mano un qualcosa in grado di riuscire, se la seguiva, a fare qualcosa. Cioè, non dico tecniche di guerriglia, perché tra leggere e mettere in pratica poi sono due cose diverse. Però comunque c'era una conoscenza che andava oltre a una parte teorica o altro, uno poteva tranquillamente andare a, nel suo piccolo, testare o vedere o altro. E per arrivare a cosa? Che comunque quel periodo lì, fatto di quindi anni 80, di novità, di cambiamenti sociopolitici o altro, iniziamo a conoscere un po' più nel dettaglio, iniziamo ad arrivare a quelli che erano anche i veicoli dell'epoca che venivano utilizzati. E vi ricordo che l'esercito italiano, ho fatto un esempio prima, l'Italia era un po' l'ago della bilancia tra queste due superpotenze, e nell'esercito italiano venivano fatti dei veri e propri corsi anche di riconoscimento mezzi. Principalmente ogni unità dell'esercito aveva il loro plotone esplorante che poteva essere un meccanizzato piuttosto che un appiedato. E queste unità esploranti avevano dei sottufficiali, perché non parliamo di personale che tanti erano di leva, ma i sottufficiali che componevano queste unità comunque avevano un addestramento tale che gli permetteva, in caso di conflitto o altro, di andare a fare delle ricognizioni, riportare le tipologie di veicoli individuati, perché in caso di operazioni militari, sapere che veicolo ho visto, che antenne porta questo veicolo o che capacità missilistica o di armamenti può avere questo veicolo, ha il comando, quindi gruppo di comando, poteva dare effettivamente il sentore, il peso che o si stavano ad esempio costituendo dei gruppi di comunicazione, quindi di spostamento di massa per rampe missilistiche, piuttosto che ad esempio spostamenti di unità combattenti classiche appiedate di fanteria. Quindi la conoscenza dei veicoli era molto importante, come la conoscenza dei veicoli era importante perché nel caso in cui di conflitto con fanteria classica appiedata contro magari un reggimento di fanteria meccanizzata, conoscere i punti deboli di un veicolo ruotato o cingolato ti dava il vantaggio che, se all'interno del gruppo della squadra fuciliere aveva l'elemento del controcarro, col controcarro ovviamente potevano essere indirizzati in modo migliore gli attacchi a determinate unità o veicoli. Quindi c'erano dei veri e propri corsi di addestramento, di formazione su questo, molto importanti. Io mi ricordo al Reggimento Lagunari, quando erano plotone esploratori, noi avevamo nella nostra cala sub un enorme plastico con tutti i mezzi del patto di Varsavia, e si facevano ore su ore su ore, anche magari a rientro dalla notturna, di studio, di verifica se anche sotto stress l'operatore era in grado di riconoscere determinati mezzi. Stessa cosa veniva fatta, ad esempio, quando sono diventato incursore al nono. Al nono c'era il corso di riconoscimento mezzi. Ora,
Posso dire che da un punto di vista è uno dei pochi corsi dove ho studiato poco, perché da bambino ero appassionato di veicoli e facevo molto modellismo. E quindi quale metodo migliore per conoscere un mezzo se non andare a montarlo, quindi la differenza tra un'antenna, una mitragliatrice, un faro piuttosto che altro, e poi tutto il resto, la passione comunque dalle armi o altro seguiva anche la passione dei mezzi. Passiamo e arriviamo ai nostri mezzi. Arriviamo ai nostri mezzi che dalla fine della seconda guerra mondiale, un po' la didattica, un po' quella che era la dottrina militare, esperienza fatta sul campo di battaglia, iniziò a essere modificata sia dalla parte dell'est che da parte dell'ovest. E modificata su cosa? L'unico terreno grosso, scontro grosso che ebbero avuto era il terreno europeo sotto certi aspetti, ok? E nessuno mai era andato negli Stati Uniti a combattere da una superpotenza, e gli Stati Uniti un po' si erano spostati, ma comunque era l'Europa. E mentre i russi avevano fatto molto tesoro della loro campagna, la campagna tedesca in Russia, quindi avevano fatto tesoro di tutte quelle che erano le tecniche di sviluppo di veicoli e armi. Immaginiamo il carro armato. Il carro armato dal famosissimo T-34, che è stato lui il primo mezzo ad avere corazzatura inclinata, poi è proprio cambiata totalmente, poi copiato anche dai tedeschi o altro, ma è cambiato un po' il tutto. Si utilizzavano tanto i veicoli ruotati, adesso stiamo parlando di veicoli trasporto truppa ruotati o cingolati. Si utilizzavano molto anche i veicoli ruotati o mezzi semicingolati, dall'M3 americano piuttosto che altri modelli. E alla fine della seconda guerra mondiale questa dottrina del veicolo trasporto truppe era un po' rimasta da su i veicoli dei vari BTR. Abbiamo visto, vediamo in queste varie foto, abbiamo uno dei primi. Cos'era un BTR 40? Questo, se non sbaglio, era un veicolo blindato trasporto truppe a cielo aperto, ok? Montato sullo scafo di un autocarro. La problematica come il BTR 40 o come il BTR 152 che vedete sul film Navy SEAL pagati per morire, che erano tre assi. La problematica di questi veicoli era che sì, erano coperti sicuramente da un fuoco diretto a 360 gradi, ma la problematica veniva dall'alto, quindi lancio di bombe a mano piuttosto che immaginiamo, non so, colpi di mortaio o spolette prox o altro, tutta questa parte era scoperta. Il pro però poteva essere che i vari militari potevano rispondere anche con le loro armi in dotazione. Questa dottrina proveniva un po' dalla seconda guerra mondiale, a parte russa, ma rimaniamo sulla parte russa, perché utilizzavano i mezzi cingolati, i carri, come veri e propri trasporti truppa. Il problema è che la gente era attaccata sopra. Si vede anche in qualche immagine in Afghanistan durante l'occupazione con i vari BTR. Però si è visto che comunque il personale era scoperto da una bomba a mano qualsiasi, anche una rafficata. Quindi abbiamo iniziato a portarli dentro. Portarli dentro con queste versioni di mezzi, ma poi nel tempo si è richiesto cosa? Benissimo, li portiamo dentro, ma dobbiamo anche coprirli. Allora, nella parte occidentale, il primo VTT, che era, possiamo dire, moderno post-guerra, da trasporto truppe, fu uno Sherman modificato dai canadesi. E levata la torretta potevano mettersi e lavorare come un trasporto truppe vero e proprio, ma era un cingolato. Problematica: la differenza tra i ruotati e i cingolati sicuramente era un dispendio di energie maggiori di carburante, ma ad esempio un veicolo ruotato, se io devo trasferire un peso di un mezzo, sicuramente avrà più probabilità di impantanarsi rispetto a un cingolato che magari va a dissipare molto di più il peso. Però a livello di manutenzione, qua ho un costo, una spesa o altro, là ne ho un'altra, perché bisogna tenere a fare i conti anche con questo. Passiamo alla famiglia, quelle che erano i BTR, i vari BTR 60, 70, 80 e 90. Erano già i primi mezzi di trasporto truppe, quindi avevamo
il pilota, il compilota e il mitragliere e tutto quanto, e tutta la parte interna dello scafo col trasportatruppe. In questo caso, ad esempio, questo mezzo, come tutta la famiglia di BTR, era anche un mezzo anfibio. Quindi non più terrestri mezzi, ma iniziano a essere anche mezzi anfibi. Mezzi anfibi e, nello stesso tempo, gli stessi veicoli, a livello veicolo comando piuttosto che veicolo d'assalto, lanciarazzi o meno altro, iniziano ad esserci anche delle versioni RKH. Okay? Quindi anche delle versioni NBC per la guerra NBC con i loro marcatori. Questo è un BRDM2. E i loro marcatori perché comunque si manteneva, come avevo detto prima, c'era questa mentalità corsa agli armamenti o altro che si sarebbe combattuta ipoteticamente anche una guerra nucleare, biologica e chimica. E quindi anche tutti gli stessi mezzi erano, oltre ad essere anfibi, anche dotati di protezione NBC. Parlando con un ex collega amico in azienda, mi spiegava molto più nel dettaglio che lui lavorava prima per un'azienda che trattava questo a livello civile, spiegava che effettivamente però questi veicoli avevano delle grosse problematiche, quindi non erano dati sì per NBC fino a quando erano nuovi. Immaginiamo che se io non sostituisco le guarnizioni o se ho qualsiasi problematica, la capacità NBC di un mezzo decade, è molto importante questo. Dall'altra parte avevamo come mezzi trasporto truppe ruotati o altro, avevamo l'M20. L'M20, per farvi capire, è un autoblindo a tre assi. Se vi ricordate il film di Fantozzi dove Fellini va in gita e tutti, mentre tutti, Fantozzi il carro funebre, tutti hanno i vari camper, roulotte, chi più ne ha più ne metta, lui aveva un autoblindo. Ecco, quella è l'M20, quella di Fellini, famosissima, che per mettere l'antifurto partiva, faceva, sparava quel cannone. Ecco, l'M20 era un autoblindo che beveva come se non ci fosse un domani, motori a benzina, Quindi aveva una capacità veramente di spostamento molto limitata. Un veicolo che cingolato, possiamo dire, fosse anche, ed è stato utilizzato fine anni 70, sì, dall'Italia, è stato l'M44. L'M44 che era un semovente, dopo di questo è stato comprato l'M109. Però non solamente, ma era anche un trasporto truppe vero e proprio. Quindi nella parte posteriore venivano alloggiati anche i fucilieri. Ma non solo la parte sovietica e americana, comunque anche questo era un veicolo, questi sono veicoli prodotti negli Stati Uniti, ma anche tutte le altre nazioni, dalla Francia all'Inghilterra, ad esempio col Saracen o altro, comunque costituivano e costruivano questi veicoli trasporto truppe, chiamiamoli leggeri, sia ruotati che cingolati. Cingolati, questo è un BTR-50, se non erro, è un trattore d'artiglieria questo, ma era anche un veicolo trasporto truppe. E i vari veicoli trasporto truppe, iniziamo a vedere un equipaggiamento quindi con dei cannoni o missili o altro, la parte sovietica erano anche tutti i vari BMP. BMP1, BMP2, BMP3. E quei mezzi, ad esempio, il loro lato critico era la parte posteriore, dove nei portelloni di uscita delle truppe avevano anche i serbatoi del carburante, molto esposti. Avevano la capacità ambedue anfibia, ok? Erano mezzi molto bassi perché loro preferivano non avere mezzi altissimi, ok? Quindi defilarsi al massimo. E cingolati perché soprattutto in determinati contesti, ad esempio, ho visto che il cingolo nelle fangaie o altro sicuramente era migliore della ruota e magari anche al tiro diretto di armi leggere non soffriva magari come tanto una gomma, però avevi delle limitazioni di velocità. Nella parte occidentale, ok, perché noi anche italiani avevamo avuto fino a un bel po' di tempo fa, molta influenza dai veicoli anche forniti dagli Stati Uniti, cioè noi prendevamo dei mezzi e eventualmente li modificavamo. Dalla parte nostra occidentale ci fu l'M114,
ok, è l'M113 che tutti conoscono, poi l'Italia ha creato la sua versione, il VCC, il Camillino, dove cambiava la motorizzazione perché questi erano ancora a benzina e ci furono molti incidenti con questi veicoli, solo dei fumi che, delle esalazioni dei fumi, dei vapori della benzina internamente erano veramente pericolosi. Dopodiché noi italiani siamo passati, abbiamo fatto la nostra versione con la piastra posteriore leggermente inclinata per i colpi, ma eravamo già passati un motore a gasolio. Scoriamo, 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 sempre mezzi protetti, questi qua ne hanno fatti a tonnellate, venduti a tonnellate, poi c'era per esempio questo e la versione con la piastra col mortaio, addirittura avevamo la versione con il mortaio all'interno. Per iniziare ad arrivare un po' più dell'epoca moderna, al Bradley. Il Bradley fu un altro un veicolo che nacque tra mille problematiche, costò una tonnellata dello sviluppo perché aveva sempre mille problemi, ma un veicolo che già veniva utilizzato dalla parte occidentale, quindi sempre dei trasportatruppe, ma già con un cannone, con il suo equipaggio, tutto. Quindi erano dei mini carri armati, un po' come adesso abbiamo il nostro dardo, okay? Potrebbe essere quello come riferimento. Quindi erano dei mezzi molto stretti e angusti, ok? È importante tenere sempre presente che la parte di come andavo a trasportare il fante sul terreno, quindi immaginiamo le guerre che si erano ipotizzate o altro, non era più una guerra da trincea, ok? Ma la mobilità era importante, la velocità nello spostamento delle truppe era importante, come il rifornimento nelle linee dietro le retrovie. Quindi anche questo personale che veniva trasportato doveva stare dentro a dei spazi molto ristretti. Cioè, se avete visto anche i carri armati, soprattutto quelli della parte dell'est, erano molto piccoli dentro. Immaginate se io continuavo a entrarci con armi, non so, dal Mosin-Nagant piuttosto che il Garand o altro. Cioè, piano piano, piano piano, anche lì si è un po' iniziato a seguire quella che era il cambiamento nella mentalità, il modo di andare a sviluppare anche le armi. Sia il discorso veicolo trasporto truppe, ma abbiamo tutta anche la parte dei carri che con il tempo iniziò a cambiare. Abbiamo detto prima, abbiamo fatto un esempio del T-34, primo carro con la corazzatura non più verticale come la maggior parte dei carri, che poteva essere lo Sherman piuttosto che i vari Panzer tedeschi, ma il T-34, fine guerra, soldi non c'erano più. E altro, iniziò a essere un carro molto più leggero perché una volta che io andavo a inclinare le piastre non avevo più la problematica di impatto diretto, ma avevo il rimbalzo della maggior parte dei colpi, di conseguenza potevo sfruttare anche meno acciaio. Meno acciaio mi comportava sicuramente un costo inferiore. Pensiamo che in guerra comunque non è che ti regalino i materiali. Iniziamo a arrivare all'epoca e quindi ci spostiamo alla parte dei carri. I vari russi iniziarono a costruire tutti i loro T, dal T-34 fino ad arrivare al T-80, ok? E all'ultimo ho ritrovato che è il T-14, che è sfilato nell'ultima parata nella Piazza Rossa. Anche questi mezzi avevano delle particolarità. Il T-55, ad esempio, classico, che si andava a individuare durante i vari OP di addestramento che si facevano, era lo spazio tra il primo e secondo, la prima e secondo, mi sfugge, vabbè, il piano di scorrimento del cingolo, le due ruote, ok, senza contare quella motrice, e la parte anteriore della canna, che presentava anche lì, o qualcuno aveva l'evacuatore o altri avevano il freno di bocca, ma erano i principali punti di riferimento per individuare determinati carri. E c'è stato un'evoluzione nel tempo e anche i carri, in base all'impiego, avevano dei particolari ben definiti. Anche sui carri, con l'evoluzione, sono cambiate anche le protezioni perché le distanze di ingaggio aumentavano, quindi aumentavano anche i pezzi che andavano montati sopra. Iniziavano ad aumentare anche il potere di perforazione dei vari sistemi controcarro, quindi i carri hanno iniziato a dotarsi anche di vari sistemi di protezione attivi e passivi. Ma
Mentre questi carri presentavano delle soluzioni, delle figure molto basse, molto piccole, se voi vedete anche un T-72 sono carri molto bassi, e dall'altra parte invece avevamo tutto il contrario, cioè dall'M47 all'M60 e passando tutti per tutti gli altri carri avevamo, e se lo vedete non sono in scala ma vi serve proprio come riferimento, guardate quanta parte esposta avevo questo carro rispetto a questo. Qua potevo trincerarlo tranquillamente, dall'altra parte avevo una torretta che rimaneva esterna, sì mi permetteva di vedere di più, ma comunque ero sempre più esposto a quello che era il tiro diretto da parte dei sistemi controcarro. Piano piano, piano piano, anche noi abbiamo iniziato ad acquisire e acquistare la parte americana, i vari carri, quindi dall'M47 all'M60 e via dicendo, e tutte le varie versioni. Piano piano siamo passati, la Germania ha iniziato a costruire quello che fu il Leopard, e anche noi italiani abbiamo iniziato a ricevere i vari Leopard. Leopard che era un carro, è un carro fenomenale, cioè è bello da vedere quando lo vedi passare, cioè ti trema proprio il cuore, anche perché ti fa tremare, cioè è un uragano sto mezzo quando si muove. E comunque i carri armati hanno sempre avuto un potere, un impatto emotivo anche sul fante, perché quando vedete dei carri che si muovono verso la vostra posizione, c'è poco da fare. E la Main, i leoni della Folgore li assaltarono con le Molotov, però ragazzi, immaginate questi mostri d'acciaio che si spostano, quanto possono influire sull'animo delle persone. Piano piano anche noi italiani, distaccati da quello che era lo sviluppo, cioè quello che era un po' l'influenza di altre nazioni, abbiamo iniziato a costruirci anche noi il nostro MBT, e siamo partiti col bellissimo carro Ariete. Ok, carro Ariete, io mi ricordo li vidi in Iraq quando eravamo giù in missione in Iraq. E vi dico che la differenza tra avere e non avere i carri si sente, perché il carro, l'ho detto, è un elemento psicologico dove chiunque, cioè o sei un folle, però chiunque prima di attaccare una compagnia di carri ci pensa minimo 20 volte. Se non hai superiorità aerea, supremazia aerea o altro, prima di attaccare un carro, cioè devi veramente essere un kamikaze. Però questi mezzi giustamente hanno dei loro limiti, dei loro limiti che in determinate situazioni, soprattutto alle missioni dove l'Italia ha fatto fronte, avevano dei limiti di manovrabilità all'interno dei centri abitati e dei limiti ad esempio anche meccanici, nel senso passando all'interno di un centro abitato. Qua, per quanto io vado a dissipare il peso, comunque creo dei danni. Creo dei danni al manto stradale, immaginate la popolazione poi inizia a sbroccare. Ma è vero, quando si entrò a Giacova con gli italiani, quando si entrò alla fine delle attività della guerra o altro, per arrivare alla base Falco, i primi furono i carristi e c'era una colonna di Leopard che metà bastava. Cioè, manovrare dentro Giacova non era semplice questi carri qua, quindi è stato un qualcosa di difficile, ecco, perché hanno dei limiti. Piano piano però noi giustamente, limiti di velocità, però avevamo dei pezzi molto più grossi, l'Italia aveva sviluppato anche quello che è la mitica famosissima Blindo Centauro. Blindo Centauro li abbiamo vista nelle varie foto, dalla Bosnia alla Somalia o altro. Un mezzo validissimo, adesso siamo al Centauro 2, che è un mostro veramente, e però ha un veicolo validissimo, velocissimo negli spostamenti, quindi molto più veloce di un carro, ma con quasi la stessa potenza di fuoco di un carro armato, quindi importante. Mentre la parte americana, loro, finita l'epoca dei vari dell'M60 o altro, iniziarono con l'Abrams. L'Abrams che si vide molto in quella che fu la prima guerra del Golfo, Desert Storm, quindi queste compagnie di carri armati che sparavano come se non ci fosse un domani, ecco, questo fu il loro biglietto da visita, soprattutto nella guerra, prima guerra d'Iraq e poi
nella guerra, nella seconda parte dell'Iraq, quando nella prima parte di Fallujah, mentre quando c'erano le compagnie carri tutto andava bene. Una volta che si ritirarono i carri, che il nemico vide che i carri armati comunque non creavano, non erano più un problema, iniziarono a farsi più forti. Questo ve lo dico perché l'ho letto su un report, quindi l'importanza dei carri armati in un contesto urbano. Puoi avere tutti gli sniper del mondo, però una volta che ti individui la bocca da fuoco di un carro armato, non c'è poco da fare. In Bosnia, ad esempio, vi ricordate, se vedete anche i filmati di Sarajevo, la sede di Sarajevo, l'unica cosa che si poteva spostare o altro, soprattutto nel viale dei cecchini, erano i mezzi blindati. O altro, quindi è importante non sottovalutare mai questo aspetto. Ma ritorniamo sempre al discorso spazi. E all'interno di questi mezzi, comunque, lo spazio era ed è molto piccolo, spazi angusti, di conseguenza anche l'equipaggiamento e l'armamento deve un po' seguire quello che sono determinate dinamiche di progettazione o altro. E adesso noi per oggi andiamo a vedere questa parte e la prossima la rivediamo in un secondo momento. Allora, e arriviamo, abbiamo visto una carrellata molto veloce dei mezzi, molto 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 veloce. E però parliamo di armi, ok? Armi portatili, ok? Armi portatili e andiamo subito a distinguere quella che era una parte, ok, che era la parte dell'est dove alla fine tutti sapete la storia della K-47, non sto qua ad elencarla. E parliamo di fucili d'assalto, di esigenze, l'esigenza operativa di quell'epoca si credeva nel fucile d'assalto e ci fu il primo vero fucile d'assalto con il calibro di un fucile d'assalto che permetteva un ingaggio a una media distanza con una precisione non tanto assoluta come determinate armi molto più tecnologiche e sofisticate dell'Occidente, però distribuiti in grossi numeri, questo faceva il suo e continua a farlo ancora adesso. Era un'arma abbastanza rustica, molto grezza nella sua costruzione e di conseguenza era un'arma che però era adatta a tutti, era adatta ed è adatta dall'abitante del Centrafrica, come ad esempio a quello che abita in Sud America piuttosto che in altre parti del mondo, perché è proprio un'arma grezza, stupida, che funziona sempre. Sfatiamo però qualche mito: non è che la cappa lo butti sotto il fango, lo lasci lì 100 anni, lo tiri fuori e spara ancora, no? Anche lui i suoi limiti, perché guardate che gli AK che vedevamo anche noi in Afghanistan dall'altra parte, se non erano manutenzionati come qualsiasi sistema meccanico o altro, avevano i loro problemi. Dall'altra parte, però, ok, mentre fine guerra o altro, qui iniziavamo a avere come fucile d'assalto ed ordinanza piano piano la K-47, dall'altra parte avevamo ancora il famosissimo Garand. Il famosissimo Garand, che però comunque era un'arma che ebbe i suoi problemi già nelle guerre riscontrate degli anni 50 o altro, perché comunque presentava una munizione ancora troppo potente ed era un'arma che aveva i suoi limiti. Piano piano da quest'arma nacquero vari test o altro, perché i feedback riportati dal terreno di battaglia venivano riportati in patria, e si pensò di modificare quello che era questo fucile cambiando anche la munizione, perché lì si iniziò a parlare del 7,62 per 51 per 308 7,62 per 51 nuovo, e si iniziò a lavorare su quello che era l'M14, che poi è stato l'M14. Quindi rispetto a un serbatoio interno con la piastrina e tutto, avevamo già un caricatore esterno movibile, un po' come era la K47. Avevamo un'arma che però comunque era pesante e aveva un calibro molto potente. Sì, era più preciso di questo, però non era tanto maneggevole negli spostamenti come poteva essere questa tipologia di arma. Cioè, la verità a volte non è semplice, ma sta sempre in mezzo. Però aveva anche la possibilità, cosa che questo non aveva, di andare su un fuoco, di avere selettore sull'automatico. E non era un'arma affidabilissima, attenzione, perché era un'arma che aveva i suoi problemi.
lasciamo stare le esperienze su armi civili o altro, ma questa non era un'arma che era un'arma che peccava molto di affidabilità. Cosa che però poi immaginiamo che anche noi italiani avevamo il Garand in dotazione. E la Beretta cosa fece? La Beretta sviluppò quello che era il FAL, il BM, fucile automatico leggero. Non è tanto leggero, però immaginiamo che per l'epoca, adesso viaggiamo sui 2,9 kg, 3,1 kg, cioè una volta ragazzi avevamo gente che veramente andava avanti a pasta asciutta e vino e ti alzavano i tronchi, perché non sbatteva niente, combattevano con quello che avevano. Stessa cosa su questo, era un'arma pesante, non era semplice controllare quel calibro, non riuscivo a portarmi tante munizioni quante ad esempio quello che posso portare col 5,56, però era un'arma che faceva il suo. E immaginate che era un'arma molto migliore rispetto all'M14, e i Navy SEAL pensate che richiesero un X numero di FAL BM59 il TP, troppe paracadutiste, proprio perché avendo il calciolo folding ed avendo una dimensione molto più corta rispetto all'M14, lo preferivano ad esempio in ambienti in climi rigidi, dove andavano magari a fare attività nella parte nord Europa e via dicendo Nord America. Perché? Perché avendo delle masse abbastanza importanti, col discorso ghiaccio o altro riusciva e tendeva a vincere magari molto meglio rispetto ad altre armi con otturatori di fattezze diverse. Però soffriva molto cosa? Il fango. Soffriva molto il fango perché avendo un otturatore troppo esposto così, procedeva che tutte comunque le impurità tendevano a entrare dentro. Rimaniamo nel discorso del calibro perché piano piano tutti quanti le varie nazioni, gli americani con l'Euro M14, noi col BM e i belgi dell'FN con il loro FAL, piano piano tutti si standardizzarono su quello che era il calibro 7,62x51. Calibro potente, una bella munizione importante, aveva il suo range di ingaggio, sì, però come munizione, come anche materiale di costruzione dell'arma, aveva anche un suo peso economico. Immaginate cosa tutti, se avete, avendo armi a casa, chi ha il 308 e chi ha il 223, immaginate solo dal peso di munizione e immaginate anche cosa voglia dire produrre quelle munizioni, volumi di munizioni, costi, o cosa voglia dire anche andare a produrre quelle tipologie di armi. Cosa voglio dire anche andare a controllare l'arma quando sparo? Perché un conto è sparare con 2,23 e un conto è sparare con 7,62. Cioè, ho un rinculo e non è semplice da gestire. Oltre comunque alle lunghezze delle canne che per certi conflitti non andavano bene. Per certi conflitti che mi aggancio poi a quello che un po' è stato l'inizio della mutazione della parte occidentale nell'arrivo a quelli che sono i fucili d'assalto con la nuova munizione, il 223 Remington, che poi è diventata l'SS-109, la in 5,56x45 NATO, proprio perché questa tipologia di arma era molto ingombrante e la tipologia di munizione non soddisfaceva al massimo quello che erano i requisiti di ingaggio a determinate distanze. Allora, per oggi ci fermiamo qui, proseguiremo e già vi mostro la prossima chiacchierata. Ci lasciamo con la prossima chiacchierata inerente al motivo del perché si sono sviluppati i bullpup e poi tutte le armi moderne fino ad arrivare alle prime fasi delle nostre missioni fuori aria. Io vi ringrazio e spero di rivedervi anche per il prossimo appuntamento, perché oltre a sparare è giusto conoscere anche un po' il motivo del perché siamo arrivati a certe soluzioni nella nostra storia e nelle armi che stiamo utilizzando oppure che andremo a produrre in un futuro. Grazie ragazzi, alla prossima e
state sempre sintonizzati su Alfa 22. Ciao.